Questa volta raccoglie tutta una parte di produzione che non veniva vista in negozio, è composta di una serie di pitture, di quadri e poi una serie di sculture che negli anni praticamente, diciamo, in seguito a tutta la lavorazione che facevo per foraggiare il negozio di oggetti vari, eccetera, diciamo, si è evoluta usando tutti i materiali possibili e immaginabili che erano disponibili a quel tempo e anche oggi. Poi, non contento, diciamo, della staticità del lavoro, eccetera, mi sono evoluto puntando sulle ultime, diciamo, novità tecnologiche che offriva il mercato in questo momento, e sono passato alla stampa 3D. La stampa 3D mi ha permesso di fare un ulteriore salto in avanti, producendo degli oggetti, producendo delle mini sculture e utilizzando anche la stampante per dare dei gadget e dei prototipi di prodotti industriali delle aziende che avevano bisogno di avere, diciamo, della prototipizzazione senza dei costi eccessivamente. Praticamente, diciamo, ho cominciato a lavorare seriamente, diciamo, negli anni 60 e siamo arrivati fino adesso. Prima disegnavo, scarabocchiavo e studiavo, diciamo.